Quanto è grande lo spazio? Tra le domande che molte persone si fanno c'è anche questa. Si vorrebbe in un certo qual modo sapere, scoprire quanto è grande lo spazio. Io a questa domanda ti rispondo semplicemente dicendoti che lo spazio non ha grandezza, lo spazio è infinito, lo spazio non è finito. Forse è difficile aspettarsi una risposta del genere, ma secondo me lo spazio non ha confini di sorta. Siamo noi che magari siamo, diciamo, in un certo qual modo esseri umani difficili da farci immaginare, da rappresentarci nel nostro cervello uno spazio con dei confini. Siamo esseri umani che hanno, diciamo così, delle preclusioni, ma secondo me non ci rendiamo conto che lo spazio in realtà è soggiogato a quella che è la natura universale. Ci sono leggi naturali, ma di tipo universale, che governano questo universo che noi non conosciamo. Ti ricordo che l'uomo è riuscito a osservare solo una piccola parte dell'universo non creato, infinito ed eterno. Ecco, io ti dico, dovremmo spingerci a renderci conto che lo spazio è infinito e soprattutto lo spazio non ha tempo. Il tempo è una mera invenzione che l'essere umano si è creato. Gli animali non hanno tempo, gli animali vivono come noi, loro però vivono la vita in modo ciclico. Noi viviamo un'esistenza con coscienza, consapevolezza, ragione, quindi intelligenza. Ecco. Noi siamo esseri pensanti, noi siamo esseri maturi che abbiamo però queste tre componenti e abbiamo anche il tempo che noi stessi ci siamo inventati. Quando tu soffi le candeline ti dicono: ecco, hai 30 anni, hai 50 anni, altro che non hai fatto che 50 giri dentro al pianeta Terra intorno al Sole, che è la nostra stella che si trova al centro del sistema solare. Ecco, non hai fatto altro. Il tempo è un mero dato numerico. Ho 50, ho 60, ho 90 anni. Sono numeri, sono numeri, sono solo numeri, perché il tempo è qualcosa che si trova dentro al nostro cervello. Sì, è utile nella società di oggi, è utile come anche in quella di ieri passata, però fino a un certo punto. Noi siamo il segmento della esistenza. Tu immagina una retta chiamata esistenza, tu ti trovi in quel determinato periodo storico a vivere. Dopo di te ci saranno altri esseri umani che verranno per sostituire, per esempio, la tua persona, la tua personalità. Ecco, questo è quanto. Da Leandro Smelli di Roma è tutto. Il video termina qua, iscriviti e commenta al prossimo video.